Uno spettacolo da vedere, ma soprattutto da vivere. Sabato sera allo Stadio del Mare di Pescara torna La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Sul palco saliranno grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale che presteranno le loro voci ai canti della tradizione popolare abruzzese. Il maestro Melozzi ne dà una piccola anticipazione. È una canzone spensierata che diventa musica leggerissima, cioè musica leggerissima diventa canta una canzone spensierata e le onde gravitazionali diventano le onde di Stubelmar. Lo spettacolo sarà condotto da Andrea De Logu. Questi gli artisti: Albano con La Pesce di Martino, Comacose, Filippo Graziani, Giovanni Caccamo, Noemi e Umberto Tozzi, con due particolarità sottolineate da Melozzi. Un'orchestra composta dai migliori elementi musicisti che io abbia mai incontrato nel mio cammino, e vi posso garantire che ne ho incontrati veramente tanti. E poi abbiamo un coro di giovanissimi ragazzi e ragazze abruzzesi, soprattutto donne. Un'altra cosa che mi inorgoglisce è avere un'orchestra all'80% composta da donne. E stavo iniziando a ragionare sul fatto che l'anno prossimo vorrei coinvolgerne 100. Vorrei coinvolgere 100, le più brave cantanti abruzzesi, e ne voglio arrivare a 100, perché dobbiamo mandare un messaggio proprio di una terra che si fonda sulla fatica, sul lavoro e sull'intelligenza della donna. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha aggiunto infine: quello che mi piace soprattutto è aver sentito che questo orgoglio della propria storia, della propria tradizione, della propria lingua, del proprio dialetto, che volevamo stimolare con La Notte dei Serpenti, con questo progetto, accolto nel segno, è stato raccolto dalla popolazione che sta partecipando a questo progetto, a cominciare da quelli che, animando gruppi folcloristici, bande musicali, cori, gruppi di danza tradizionale, insomma, già lo facevano nel loro piccolo, e che hanno cominciato a trovare questo spazio comune con questo progetto, con questa magistrale direzione artistica del maestro Melozzi, che sta facendo crescere e germogliare velocemente i frutti di questa semina.